2 settembre 2018, Ausonia, Igor Perconti qui a Madonna del Piano. Può entrare in area ancora Yo-Yo in mezzo, il pallone, il tiro! E la rete di Malik Boye! Sesto minuto di gioco, Ausonia in vantaggio con l'inserimento perfetto da parte di Patrizio Yo-Yo ed è 1-0. Il servizio al bacio, raso terra al centro dell'area a trovare Boye. Controllo, poi ancora Ausonia con Boye, il tiro, sbaglia. Di nuovo Pagni, il pallone in mezzo, Arduini e il miracolo di Zeoli. Caccia Yo-Yo, prova ad andare, lo ubriaca, finta e controfinta, in mezzo il pallone, il tocco del portiere che salva tutto e poi il tiro e il salvataggio sulla linea di Di Paolo. Poi l'apertura, Arduini controlla, può puntare l'avversario, può ritagliarsi lo spazio, può tirare per Corrado, il pallone messo a terra, poi Zoffrilli va a vuoto, Gioia anche, arriva Badu e colpisce proprio Gioia. Arriva al limite dell'area, mette in mezzo il pallone, poi Zoffrilli! 2-0! L'Ausonia che forse la chiude. Sembrava aver perso l'attimo Zoffrilli che era caduto, scivolato a terra, poi ha avuto la prontezza di rialzarsi, eludere l'intervento in copertura del difensore e piazzare alle spalle di Trinchera il pallone del 2-0. Zoffrilli. Deve andare il numero 4, parte Coppola! Pallone appena alto. Sì, assolutamente sì. Quello che ho detto ai ragazzi in settimana, che ci dovevamo preparare con la massima convinzione perché affrontavamo una squadra magari sicuramente sulla carta nuova per questa categoria, ma che hanno un settore giovanile che non sto qui certamente io a presentare, quindi ho detto evitiamo di guardare la carta d'identità altrimenti rischiamo veramente di farci male. Poi altra cosa fondamentale che gli ho detto, ma questo da un po' di tempo, che ci sono delle partite che valgono doppio nell'arco della stagione, forse questa era una di quelle, perché partire bene crea entusiasmo, crea voglia da parte di tutti, quindi un conto è partire con l'entusiasmo e un conto è partire deprimendosi, quindi bravi ragazzi. Ah, totalmente un mondo nuovo, è evidente, oggi abbiamo perso, secondo me meritatamente, non concedendo molto però creando poco. Credo che soprattutto nel primo tempo abbiamo un pochino subito l'impatto della categoria, avendo molti giocatori che questa categoria non l'hanno fatta. Potevamo pareggiarla a fine primo tempo quando ci ha avuto l'occasione Arduini, dove è stato bravo il loro portiere, però per il tipo di prestazione che abbiamo fatto abbiamo mostrato delle lacune che in questa categoria paghi e credo che abbiamo meritato di perdere.